Ciao a tutti, sono Erika. Non potete capire quanto io sia contenta di essere riuscita a girare oggi un video, perché è tipo un mese che non giro assolutamente nulla. Forse l'ultimo video che ho caricato è quello di Lucca e devo ancora parlarvi di Lucca, tra l'altro, perché ho comprato una marea di cose nell'ultimo mese. Infatti oggi sono qui per mostrarvele, ma in generale sono qui per darvi un mega saluto, perché mio Dio, mi è mancato tantissimo fare video e per ora sono qui. Che bello, vi amo troppo. Prima di iniziare a parlarvi di Lucca, però, voglio assolutamente sapere come state, perché mi siete mancati tantissimo ultimamente e mi è dispiaciuto davvero tanto non poter fare tutti i video che avrei voluto fare, perché sono passata dal fare 2 video a settimana praticamente a non farne nessuno, anche se vi giuro che, oh mio Dio, stavo facendo cadere tutto quanto, vi giuro che avevo le mie valide motivazioni, infatti adesso ve le spiego un attimo. E niente, comunque sono contentissima di poter girare questo video in questo momento e vi adoro tantissimo. Ora vi racconto un po' che cosa ho fatto nell'ultimo mese. Allora, come avrete notato, sono stata a Lucca Comics, bellissimo, è stata una delle esperienze più forti della mia vita, anche se purtroppo stavo parecchio male perché mi è venuto un bel raffreddore prima, poi a causa del tempo che c'era lì questo raffreddore si è trasformato in un'influenza e dopo che l'influenza mi è passata, dopo tipo 5 giorni, ho continuato ad avere il raffreddore, tant'è che ancora adesso faccio fatica a parlare e a respirare ogni tanto e la cosa mi ha creato non pochi problemi perché, per colpa di questa influenza, mi sono dovuta fermare un attimino e riposarmi perché non riuscivo a fare assolutamente nulla se no. E niente, sono rimasta un po' indietro con il lavoro, non ho girato un sacco di video, anche con la scuola ero in ritardo perché non ho fatto veramente niente in quelle 2 settimane e adesso però sto recuperando tutto, quindi ricomincerò anche a fare video, anche se vi avverto che difficilmente tornerò a farne 2 settimane perché è davvero complicato con i miei orari riuscire a fare tutto quanto e soprattutto riuscire a girarli di giorno, perché girare la sera non mi piace per nulla, ho molta meno energia, la luce fa schifo, eccetera, ci sono vari motivi. In ogni caso ci tengo davvero a riprendere a fare almeno un video a settimana e soprattutto la cosa positiva è che in questo mese comunque ho ricominciato a leggere molto più di prima e niente, quindi oggi vi parlerò anche un pochino di quello che ho letto nell'ultimo periodo. La primissima cosa che voglio assolutamente condividere con voi è il fatto che finalmente sono riuscita a realizzare uno dei miei sogni di quando ero davvero piccola, tipo è da 6 anni che aspetto questo momento e è troppo bello perché finalmente sono riuscita a comprare i biglietti per andare a vedere il concerto di Taylor Swift. Andrò a Dublino a giugno e non vedo l'ora, è davvero una delle cose per cui ho risparmiato i soldi da un sacco di tempo, uno dei motivi per cui mi sono impegnata tantissimo sul lavoro, perché quando io stavo male lei c'era sempre con le sue canzoni ed erano spesso le sue parole a farmi trovare la forza di andare avanti e di non arrendermi e di non dispiacermi troppo per alcune cose che sono successe. E finalmente a giugno potrò realizzare i miei sogni di vederla e di cantare con lei e di piangere con lei, perché sono sicura che praticamente avrò il viso inondato dalle lacrime e va bene così, sono troppo troppo contenta, non potete capire, davvero. Un altro sogno che sono riuscita a realizzare nell'ultimo mese, anche se un pochino più facile da realizzare, ma per cui ho aspettato tanto semplicemente per motivi economici, è stato che finalmente sono riuscita a comprare tutti i volumi della serie di Death Note, nel senso che io quando avevo 12 anni ho visto per la prima volta l'anime e lo guardo tipo 2-3 volte all'anno praticamente, quindi l'avrò visto una 30ina di volte se non di più e infatti so molte parti a memoria. E la cosa bella è stata che quest'anno avendo la 18 app e tra l'altro devo ancora finire di spendere tutti quei soldi perché io ho detto vabbè dai aspetto un attimino, mi scelgo con cura i libri perché devo sfruttarli al massimo questi soldi, poi alla fine sono arrivata all'ultima, devo ancora spendere un sacco di cose, ma non importa comunque, praticamente ho speso un po' di soldi della mia 18 app per comprarmi i manga che ho trovato a Lucca e quindi ho tutta la collezione, adesso ve la prendo. Ecco qui tutti i volumi, come potete vedere sono tantissimi, non riesco neanche a tenerli tutti in mano e niente, c'è poco da dire oltre a questo, a parte il fatto che io amo Death Note. Il film invece mi fa... però il manga lo adoro e come adoro l'anime. Sempre parlando di manga acquistati a Lucca, ho trovato la serie completa di A Silent Voice, che come potete vedere in questo cofanetto troppo troppo bello e sono stracontenta perché negli ultimi mesi un sacco di persone mi hanno parlato strabene di questa serie manga e volevo assolutamente leggerla. Sempre a Lucca ho preso anche il primo volume di Fruit Basket perché c'era l'offerta per il prezzo di lancio che era 1,99€,
ma l'ho preso più che altro perché sono davvero legata a questa serie manga, anche se in realtà non l'ho mai letta tutta e non ho mai visto tutto l'anime, però è legata ad alcuni ricordi delle medie, a delle amicizie del mio passato e quindi ero stracontenta di leggerlo e non vedo l'ora di procurarmi gli altri volumi. Per quanto riguarda le letture, ho letto metà della serie di Death Note, che in realtà avrei potuto già finire da un pezzo, però sto cercando di dilazionarmi i vari volumi perché conosco già la storia, quindi non ho l'ansia di sapere come va a finire, ma voglio semplicemente rimanere in quella storia ancora per un po' di tempo perché è una delle mie serie preferite, molto interessante anche se a tratti inquietante e niente, come sapete ho una passione per Death Note. Invece, per quanto riguarda i libri, praticamente ho letto i manuali che avevo acquistato il mese scorso con la 18 Hop. Se siete interessati allo studio di una lingua straniera, vi consiglio di leggere Parlalingue del poliglotta Benny Lewis e soprattutto di andare a controllare il suo blog perché ha avuto un po' di iniziative parecchio interessanti e molto utili per chi studia lingue. Per quanto riguarda le tecniche che lui spiega qui per studiare le lingue, diciamo che io non ne avevo bisogno perché sono sempre stata brava a studiare lingue, ho sempre trovato un sacco di metodi per studiarlo per conto mio, e tra l'altro se volete un video riguardo ve lo posso fare tranquillamente. Però quello che mi è interessato in particolar modo in questo libro è stato il fatto che, essendo un poliglotta, e per di più essendo la sua lingua madre l'inglese, Benny Lewis sa un sacco di cose sulle lingue. Non solo neolatine, ma anche di altri ceppi linguistici, cosa che per esempio a me mancava, dato che per la maggior parte del tempo io ho studiato sempre inglese, spagnolo e francese, un po' di tedesco alle medie e so qualcosina di giapponese e di cinese perché mi interessavano in quanto lingue del mondo orientale, ecco. Però per esempio qui ho scoperto delle cose molto interessanti sul russo, sul ceco, sull'esperanto, anche che tra l'altro devo assolutamente iniziare a studiare perché penso che sia veramente fortissimo conoscerlo. E niente, davvero è uno dei pochi libri che consiglio sull'argomento lingue. Sempre a Lucca ho comprato anche qualcosina da mangiare, una di queste cose era la torta in tazza al cioccolato ed era strabuona nonostante ci volesse davvero un minuto a farla al microonde, wow! E tra l'altro mi ha detto il mio ragazzo che si può fare anche a casa con pochissimi ingredienti, quindi devo assolutamente farla una volta e poi magari vi farò anche il video al riguardo. E poi ho comprato queste cose che si sono spiaccicate perché le ho dimenticate in borsa per un po' di tempo, ovvero questa roba qua che è una specie di... non so, Mikado ai biscotti e alla crema, quindi un Mikado agli Oreo, bellissimo, adesso lo assaggerò e vi farò sapere. E l'altra cosa è questa cosa qui che si chiama Hello Panda, che tipo dovrebbero essere dei biscottini ripieni di cioccolato. Questo è ciò che vi si presenterà davanti agli occhi quando aprirete la scatola di questi pseudo Mikado all'Oreo, Oreo, non ho mai imparato come si dice perché boh, e ha un odore un po' nauseabondo, nel senso che sa tantissimo di vaniglia. Spero che il gusto sia leggermente meno dolce. Non è male. Rispetto agli altri Mikado che, cioè finti Mikado che ho assaggiato, con i vari gusti strani, questo sicuramente è migliore perché sa un minimo di cioccolato. Però quella cremina che c'è dentro, che dovrebbe essere alla vaniglia, non mi fa impazzire, è molto dolce e non sa di vera vaniglia, ecco quello che intendo. Invece questo è il biscottino al cioccolato e tra l'altro ho notato ora che su ogni biscottino c'è un disegnino diverso. Ora lo vado ad assaggiare. Buono! Premetto che ogni volta che io vi dico che queste cose sono molto buone, intendo che sono molto buone per essere state comprate a una fiera che riguarda il Giappone, l'Oriente, queste cose qui. Perché tendenzialmente non hanno mai un ottimo gusto, però devo dire che questi in particolar modo mi sono piaciuti, infatti me ne mangerò un altro. Diciamo che se proprio dovete spendere un po' di soldi per comprare del cibo pseudo giapponese, barra cinese o quel che è, vi consiglio di prendere questi. Non so se lo sapete, ma praticamente Lucca è divisa in vari padiglioni, chiamiamoli così, e in uno di questi c'era uno stand della Warner Bros. Dove ti davano queste buste mega giganti che tipo puoi mettere anche come zaino e sono state stracomode per metterci tutti i manga che ho comprato perché come vedete, come avete visto, ne ho comprati davvero tanti. E insieme a quello ti davano anche questa spilletta qui che poi poteva essere di vari personaggi.
dentro questa busta, dato che io non ho comprato solo manga ma ho comprato un sacco di cose, c'è anche questa busta qui di Overwatch. E tra l'altro ho comprato Overwatch approfittando del Black Friday, quindi se voi volete comprare Overwatch e lo volete provare ma non volete spendere un sacco di soldi perché siete poveri, sapete che non ci potete giocare ogni singolo giorno della vostra vita, anche se vi piacerebbe tanto. Ecco, vi consiglio di acquistarlo con i vari sconti eccetera, come ho fatto io. Cioè io ho aspettato un anno per comprarlo da quando ho preso il computer nuovo, solo per questo. Tralasciando la breve parentesi su Overwatch, sono troppo contenta perché a Lucca ho trovato questa copia di Street Fighter che costava veramente pochissimo. Infatti quando i miei amici hanno scoperto quanto poco l'avessi pagata, tipo poco più di 10 euro, mi hanno invidiato tantissimo ed è stato troppo troppo forte. Prima che me lo chiediate, non ho intenzione di fare tipo gameplay perché non sono capace a giocare, però mi diverto, però sono veramente incapace. E vabbè, non importa. Comunque, l'ultima cosa che vi voglio far vedere è la mappa di Lucca, che è veramente immensa. Ecco qua, come potete vedere, Lucca è davvero enorme ed è una gioia per gli occhi andarci se siete dei fan di anime, manga, videogiochi, giochi da tavola e anche di libri. Vi consiglio di andarci almeno una volta nella vita perché è un po' come andare al salone del libro per le persone che amano i libri. È una tappa fondamentale nella tua crescita in quanto adoratore di libri, divoratore di libri, vabbè, avete capito. Ed è davvero stupendo. Sinceramente non so se quest'anno fosse meglio o peggio rispetto agli altri anni, perché per me era la prima volta che ci andavo, però voglio assolutamente tornarci, magari starci anche un po' di più per gustarmela ancora meglio e possibilmente senza avere influenza barra raffreddore. E niente, però vi consiglio davvero di cercare di andarci l'anno prossimo. Detto questo, io mi sa che tra pochissimo vi abbandonerò perché la mia voce se ne sta andando completamente. Mi rendo conto di aver parlato per un sacco di tempo, spero che il video non venga troppo lungo, però pace, comunque è stato strabello parlare con voi di tutte queste cose bellissime che mi sono capitate, spero che siano capitate anche a voi. E detto questo, per qualsiasi cosa potete contattarmi, io vi lascio qua sotto tutti i miei contatti, scrivete un commento, lasciate un like, condividete il video se vi è piaciuto, fate quello che volete, però vi ringrazio soprattutto per essere qui perché vi voglio un mondo di bene. Vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!